Buonasera, ore 21, benvenuti alla nuova puntata di Replay. Ieri a Lecce una domenica bestiale per il Pescara, un'ora prima della partita alle ore 20, agguato ai tifosi bianco-azzurri che si stavano recando allo stadio. Poi sul campo il Pescara è crollato sotto i colpi del Lecce di Liverani, momento difficile per i bianco-azzurri di Pillon. Parleremo di questa domenica negativa a due giorni da un'altra gara molto difficile in programma all'Adriatico, c'è il turno infrasettimanale, arriverà il Palermo di Stellone. Vado subito a presentare gli ospiti di questo numero, saluto subito con piacere l'avvocato Carlo Masci, candidato sindaco di Pescara. Buonasera avvocato, buonasera, grazie per essere qui con noi. Al suo fianco abbiamo un ex capitano del Pescara, Michele Gelsi. Buonasera Michele, buonasera, ben rivisto. Buonasera. Poi ritrovo con piacere il responsabile dello SLO della Delfino Pescara, Giovanni Potenza. Buonasera Potenza, buonasera, grazie per aver accettato il nostro grazie. Invito. Di ritorno da Lecce, un'ora fa siete tornati. I nostri compagni di viaggio, Antonio De Leonardis, buonasera Totò. Buonasera. Al centro abbiamo Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, e poi Riccardo Crinco. Buonasera Riccardo. In regia vado a salutare Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Parto buonasera. Subito da te per raccontarci in sintesi le novità su questi incidenti che si sono verificati ieri a Squinzano nel tragitto da Brindisi a Lecce, dove i tifosi pescaresi hanno subito un agguato da parte degli ultra giallorossi. La notizia della giornata riguarda i due tifosi che erano rimasti contusi, sono stati dimessi, per fortuna sono rientrati a Pescara senza grossi danni. Allora questa sera Andrea cercheremo di rivivere anche i momenti di ieri, poi ovviamente parleremo della partita di Lecce e della successiva con il Palermo, però dedichiamo questa fase iniziale a ennesimi atti di violenza nel mondo del calcio. Facciamo sempre fatica a parlare di questi argomenti. Ieri si è rischiato di grosso, è vero che all'andata era successo qualcosa di simile, non con queste proporzioni, ma ieri Andrea raccontaci in sintesi cosa è successo anche con il supporto di alcune immagini. Poi sì. Sentiremo anche Giovanni Potenza che poi in campo ha dovuto svolgere altre mansioni e a lui arrivavano tutte le notizie in cronaca diretta. Andrea. Intanto la notizia di giornata, questi due tifosi del Pescara che sono stati dimessi, un tifoso di 37 anni, un tifoso di 32 anni, per entrambi ferite lacero contuse, per uno di loro anche un trauma cranico, entrambi guariranno nel giro di 10 giorni. È finito coinvolto anche una terza persona, non un tifoso del Pescara, ma un automobilista che si è trovato in mezzo agli incidenti e era sceso per capire cosa stesse accadendo. È stato colpito da un'altra vettura in retromarcia e ha subito un trauma cranico, una ferita alla testa, guaribile in 15 giorni. Però cosa è successo ieri intorno alle ore 20, quindi un'ora prima della partita, nel tragitto che portava i mezzi che portavano i tifosi allo stadio di Lecce, i tifosi del Pescara, sulla Brindisi-Lecce a 20 km da Lecce, i tifosi salentini hanno teso questo agguato, si sono nascosti al lato delle presso le siepi che si trovavano sul ciglio della strada, hanno gettato un bengala all'interno della carreggiata imponendo sostanzialmente ai mezzi che portavano i tifosi di fermarsi. Da lì appunto l'agguato, sono saltati fuori, lancio di sassi, colpi con delle mazze sull'autobus che ha avuto distrutto il parabrezza anteriore e anche il vetro lato conducente. Nel corso appunto di questi incidenti questi due tifosi hanno riportato le ferite, sono stati portati in ospedale in codice rosso. Per fortuna, essendo presente personale della questura di Pescara che scortava questi tifosi, più l'equipaggio della polizia stradale locale che aveva agganciato il personale della questura di Pescara, questo agguato è durato diciamo poco tempo e hanno impedito con la loro presenza che questo che è avvenuto
appunto degenerasse con i risultati interrompo peggiori. Perché poi entrando in cronaca diretta vorrei sapere proprio da Giovanni Potenza, responsabile dello SLO Supporters Liaison Officer, poi spiegheremo meglio che figura è, ormai è una figura obbligatoria nelle società calcistiche. Potenza, voi quando avete appreso la notizia di questi incidenti, soprattutto lei quando è venuta a conoscenza di quanto stava accadendo lontano dallo stadio? Allora, la dinamica è questa. Io ho partecipato al briefing con l'arbitro, con la quaterna arbitrale, e poi come da prassi mi sono recato al settore ospiti, perché io aspetto l'arrivo dei tifosi per risolvere i problemi dell'ultimo momento che ci sono sempre quando ci sono trasferte soprattutto così lunghe. E la cosa paradossale è che mentre aspettavo l'arrivo un tifoso si è avvicinato e mi ha detto: ho appena parlato con mio fratello che si trova sul pullman, mi ha risposto, mi ha detto qui è un massacro, è successo un macello, e mi ha riattaccato il telefono. Quindi questo a che ora? Alle 8 e 5 minuti, quindi dopo alle 20 e 5, minuti, sì. Io ero appena arrivato. E quindi mi sono subito preoccupato, anche noi avevamo dislocato sul posto anche 5 steward provenienti da Pescara, anche per migliorare le attività di ingresso nel settore per i nostri tifosi, quindi c'era un'organizzazione abbastanza importante dedicata solo per le partite a rischio o comunque che hanno un pregresso o quantomeno. Quindi lei ha cercato poi di mettersi in contatto. Io ho chiamato delle mie persone di fiducia che comunque conosco, che facevano parte della comitiva, e non mi rispondevano, e quindi questo mi ha allarmato. Quindi ho chiesto notizie alle forze di polizia, le quali hanno incominciato ad avere un atteggiamento un po' omertoso. Sì, è successo qualcosa, non c'è niente, sì, qualche scaramuccia, qualche cosa. Quando poi ho ricevuto una telefonata appunto da un ragazzo che faceva parte di questo corteo e mi ha raccontato quello. Ecco, tra poco avremo la testimonianza di un tifoso che era presente ieri a Lecce, si tratta, è molto conosciuto in città, Leo Sfamurri, sì, che è tornato oggi pomeriggio da Lecce, ci racconta qualche particolare in più. Ecco, lei è il delegato della società ai rapporti con la tifoseria, sì. A quel punto lei non poteva lasciare lo stadio per recarsi a Squinzano, doveva ovviamente attendere l'arrivo dei supporters, che sono poi entrati allo stadio soltanto all'inizio del secondo tempo. Io la prima cosa della quale mi sono preoccupato è avere almeno degli elementi certi, perché non ho mai vissuto una situazione di tale incertezza, soprattutto con questi ragazzi che erano già entrati e uscivano per chiedere informazioni. C'era questo tifoso che era molto preoccupato, molto agitato, e ben donde ad esserlo, certo. E peraltro bisognava anche rapportare la società per quello che stava accadendo. Quindi poi le notizie che arrivavano in queste occasioni erano tali che 5, 6, 7 in codice rosso, uno gravissimo, quindi andava anche gestita questa situazione, ripeto, con un comportamento da parte delle forze dell'ordine presenti che non consentiva di avere un quadro chiaro. Benissimo, andiamo a sentire subito Leo Sfamurri, tornato da Lecce nel primo pomeriggio, al microfono di Paolo Renzetti. Una serata da incubo per i tifosi del Pescara Lecce. Un'ora prima della gara di Via del Mare è accaduto qualcosa di impensabile. Leo Sfamurri era insieme a tanti altri tifosi a bordo di un pullman, di pulmini, di auto. Eravate a 20 km da Lecce, vi stavate recando allo stadio di Via del Mare. E cosa è accaduto, Leo? Sì, eravamo tutti insieme incolonnati perché eravamo partiti, come spesso accade quando siamo in trasferta, di stare tutti insieme. E a 20 km dall'arrivo, diciamo, nella città di Lecce, ci siamo accorti un attimino dei movimenti di alcune macchine che erano attorno a noi, che hanno rallentato un po' la corsa del pullman che era davanti. Abbiamo visto le torce accese e poi lì fumogeni e tutto il resto, quindi diciamo che lì per lì poi non ci si è capito più niente, nel senso che siamo stati aggrediti da questi tifosi leccesi, che erano penso 70-100 all'incirca potevano essere. Credo che avevano di tutto, perché siamo usciti a vedere i caschi, spranghe, eccetera, eccetera. Ci sono stati dei tifosi del Pescara che sono rimasti tra l'altro leggermente feriti? Sì, da quello che so abbiamo visto le ambulanze arrivare, perché loro erano abbastanza carichi, nel senso abbiamo sentito dei botti forti, il mio pulmino
vetro e cofano è stato distrutto, che una bomba è arrivata proprio sul cofano. Io sono riuscito a proteggere le persone che comunque erano dentro il mio pulmino, che avevo anche due ragazze. Io ripeto, sono contento che non sia fondamentalmente successo nulla di grave. Comunque avete avuto paura però? Ma lì per lì non ce l'aspettavamo, forse ce l'aspettavamo, sapevamo che qualcosa poteva succedere, però all'inizio lì non ti rendi conto, poi una volta che capisci la situazione qual è, l'unica cosa che devi fare c'è un tuo compagno vicino e va difeso. La questura di Lecce ha riferito anche attraverso un comunicato che erano stati predisposti dei servizi di controllo lungo tutto il tratto della superstrada Brindisi-Lecce. Se tu prevedi 1000 agenti attorno allo stadio, sappiamo tutti che oggi come oggi all'interno dello stadio e fuori allo stadio succede quasi zero. Se succede qualcosa succede sempre nell'arrivo o altro, quindi siccome ultimamente sono successe già con tifosi del Trapani, anche col Brindisi, altre situazioni del CED in quella zona, si poteva fare meglio e gestirla meglio. Per fortuna non ci è scappato il morto, perché negli ultimi tempi in queste situazioni si è rischiato davvero grosso, si sono fatte tante tavole rotonde, è un problema che non si risolve. Avvocato Masci. Ma è sconvolgente quello che abbiamo visto, scene da guerriglia urbana, sembra quasi un'aggressione da pirati della tortuga, dei Caraibi, perché è assurdo che succeda questo per una partita di calcio, è incredibile. Oltretutto c'è una sottovalutazione del problema, perché quando poi la polizia dice scaramucce, quelle sono scene delinquenziali, cioè quelli sono dei delinquenti mascherati da tifosi, non si possono definire che in questo modo. E allora la questione non può essere risolta in maniera così superficiale, bisogna prendere provvedimenti seri, ci vogliono norme rigide che impediscano queste situazioni, perché è possibile che se c'è una scazzottata tra due persone, ovviamente grave, si tratta in un modo la questione. Se c'è un'aggressione di 100 persone ad un pullman scortato dalla polizia, cioè questo è ancora più grave, cioè qui non si ha paura più di niente. Cioè questo sta succedendo. Non solo scortata dalla polizia di Pescara, poi c'erano le pattuglie della polizia. Quindi a maggior ragione siamo proprio in una situazione da guerriglia urbana in cui quei delinquenti non avevano paura dei poliziotti, dei pullman, dei poliziotti di Pescara, di tutta un'organizzazione, sono andati ad aggredire per colpire. E meno male che non ci è scappato il morto, perché oggi noi il primo pensiero ovviamente lo portiamo a quei ragazzi feriti che meno male sono usciti dall'ospedale, quindi non c'è stato nulla di grave e si racconta questo episodio che è deplorevole, però nello stesso tempo non ha causato situazioni gravi. Ma se ci fosse scappato il morto, mica il calcio può continuare a muoversi così, bisogna agire in maniera drastica. Perché il calcio è gioia, il calcio è condivisione di valori, il calcio sono le famiglie che portano i bambini allo stadio, che si divertono, che creano le condizioni affinché ci sia una società migliore. E che cosa insegniamo ai nostri ragazzi? Questo? Certo. Ecco, tra poco vedremo anche altre foto. Potenza, tornando poi ai 90 minuti, ha aspettato l'arrivo dei tifosi all'inizio del secondo tempo, lì la situazione si è un po' tranquillizzata. Poi a fine partita, ecco la curiosità, la squadra non sapeva nulla di quanto stava accadendo fuori dallo stadio, no? No, chiaramente quando la squadra poi arriva non c'è più, io vado via, però aspettavo di sapere bene quali fossero le reali condizioni dei tifosi, perché ripeto, girava di tutto lì fuori, non c'era un confronto con le forze di polizia, nonostante il mio ruolo mi faccia interloquire con le forze di polizia. Una volta delineata la situazione, quando è finita la gara, i giocatori si sono portati verso il settore per salutarli. Li ha avvisati in quel momento, a fine partita. Sì. Quindi sono andati sotto la curva dei tifosi? Tifosi sono andati proprio a ridosso della rete di recinzione del settore e hanno ringraziato i tifosi, e i tifosi gli hanno rappresentato la situazione. Comunque è stato un momento corretto da parte dei giocatori per salutare. Per dire la verità, negli spogliatoi anche il presidente del Lecce ha espresso le scuse a nome della società, ha messo a disposizione anche un pullman per i tifosi che devono tornare a Pescara. Oggi così c'è una notizia che arriva dalla Federazione Sindacale della Polizia di Stato, che ha diramato un comunicato tramite il segretario Walter Mazzetti
dove si chiede la ripetizione della partita, ma è una proposta assurda perché ovviamente il calcio va totò al di fuori di queste situazioni, a meno che non ci sia un fatto grave. In passato molte partite sono state rinviate soltanto se c'era stato un episodio gravissimo, quindi tipo Catania, accadrà nulla di tutto questo richiesto da questo sindacato della Polizia di Stato. No, ma infatti il problema vero secondo me è proprio l'opposto, cioè che il calcio purtroppo è un'isola a sé. Io per esempio sono anni che lo dico, non capisco il DASPO, cioè che senso ha, voglio dire, se uno si commette un reato all'interno dello stadio o ma non accade più nulla ora all'interno dello stadio, esatto, succede anche tutto fuori. Esattamente, il problema è che deve andare sul penale, perché altrimenti non ha senso sorvegliare magari che dallo stadio non entrano ubriachi, per dirti, voglio dire. Però questo è un fenomeno che ha avuto l'Inghilterra con gli hooligans, e gli hooligan erano veramente i selvaggi allucinanti. Sono riusciti... Ecco, chiedo scusa Antonio, perché queste foto sono inerenti alla partita del giorno di andata, quando i tifosi del Lecce hanno ridotto così il settore ubicato in curva sud. Sì, ma appunto voglio dire, anche quello, cioè, dovrebbe essere veramente un intervento penale, la legge, al di là del DASPO, tu ti dai un mese, due mesi, un anno di squalifica, non ha nessun senso, cioè sicuramente non serve a migliorare la situazione. Ti ripeto, io ho citato la storia degli hooligan perché così è stato, cioè l'Inghilterra a un certo punto è uscita fuori da tutte le coppe europee, non poteva andare, non potevano nemmeno viaggiare. Lì addirittura processano perché adesso non succede più, all'interno dello stadio, che veniva sorpreso o ubriaco o altro, veniva processato immediatamente. Insomma, Potenza, un'esperienza, cioè, il problema è anche, voglio dire, anche politico, io mi rivolgo anche a come del resto ha detto lui, soprattutto politico. Il problema di politico, come diceva Masci, velocissimo perché mi sono stancato da anni, il problema è che non ci sono delle leggi precise, certo. Andiamo ancora avanti con delle leggi del passato, l'unico intervento che hanno fatto i cosiddetti legislatori, i politici o chi deve intervenire, quello del DASPO, e sono d'accordo con Totò, il DASPO non serve a niente, perché lo sanno pure loro, quelli delle forze dell'ordine, che uno che ha preso un DASPO di 3-4 anni discorso all'interno dello stadio, questo avviene a 20 km, 30 km, quindi è un discorso... Mi verrebbe da dire anche che è grave, come ha accennato in modo molto elegante l'amico Leo Sfamurri, è grave che, sapendo che può succedere, perché si sa che può succedere, le forze dell'ordine e quindi chi governa il tutto non riesce a garantire la sicurezza. Tutto questo non Potenza, ci sono delle novità in vista della trasferta di Ascoli, perché pare che ora sia una trasferta a rischio dopo quanto è avvenuto ieri. Se posso fare una piccola precisazione, cioè il DASPO è un provvedimento amministrativo che impedisce a chi lo subisce di andare allo stadio, ma non è che è un sostitutivo dell'attività dell'autorità giudiziaria allorquando si commettono dei reati. Cioè il DASPO può essere comminato alla persona anche se questa non commette un reato. Beh, non so se sono chiaro. Cioè, provvedimento, secondo me, cioè se un tifoso tenta di entrare allo stadio con un biglietto non suo, non commette un reato, ma può essere passibile di DASPO. Oppure un tifoso getta un petardo nello stadio, quindi porta del materiale pirotecnico non autorizzato, oltre all'aspetto penale, in quanto porta del materiale non autorizzato esplodente, prende il DASPO. Cioè il DASPO è associato a una misura penale, oppure può viaggiare da solo. Ecco, questo volevo precisare. Su questo siamo d'accordo, lo sapevamo. Francesco. No, soltanto per dire che c'è una sorta di giustificazione rispetto a certi atti commessi all'interno dello stadio oppure comunque nell'ambito del gioco del calcio. Cioè bisogna creare le aggravanti. Cioè quando succede una situazione di pericolo o di reato all'interno del gioco del calcio, bisogna fare le aggravanti rispetto a determinate situazioni, perché si mettono a rischio le persone che vanno tranquillamente allo stadio oppure si recano a vedere una partita, perché lì c'erano
centinaia di tifosi del Pescara che andavano a vedere tranquillamente una partita, no, scortati dalla polizia. Mettiamoci nei panni di chi era a casa a Pescara con, ma certo, notizie che arrivavano. I genitori, certo, i figli che vedevano quelle situazioni hanno pensato il peggio. Allora ci vogliono delle pene aggravate rispetto a determinate situazioni, perché solo così forse si riesce a calmierare una situazione che veramente sta degenerando in tutte le, in tutti i suoi aspetti. Cioè, il calcio è gioia. Michele, che ha giocato? No, io mi escludo da giocatore, sono fatti che danno fastidio soprattutto, ma ormai questa gente qua, come ha detto, che sono, non sono tifosi ma sono delinquenti, prima di tutto c'è la premeditazione. Beh, a certo, fare un atto vandali, di vandali, che poteva mettere a duro repentaglio la vita delle persone. Ma poi secondo me lo fanno perché poi sanno che non vengono colpevolizzati o giudicati per quello che realmente fanno, e questa è la cosa secondo me che è grave, che sia fatta dentro, che sia stata fatta a 20 km dallo stadio, è sempre grave. Questi non sono tifosi, sono gente che va solo esclusivamente per mettere a repentaglio la vita delle persone. Questa è l'esperienza più pesante che ha avuto finora nella nuova... No, anche l'anno scorso a Foggia. Quindi ma a questi livelli? Beh, l'anno scorso a Foggia diciamo che la situazione è stata abbastanza pesante, fra l'altro oltre agli incidenti che tutti sanno che ci sono, sì, stati, e peraltro per chi era lì a settore aspettava, si sentivano dei boati impressionanti, e qui apro una parentesi, però per quegli incidenti sono state arrestate 10 persone che sono tuttora in carcere, cioè l'attività dell'autorità giudiziaria è stata mirata e pesante. Quella partita, che era la prima che facevo fisicamente sul posto, sì, grande, un tifoso è caduto dal settore della curva del settore dal settore sopra sotto, quindi è già diverso assistere alla caduta in diretta, certo, di un tifoso, certo. No, non è stata quella di, diciamo che sono due situazioni diverse, entrambe gravi. Peraltro ieri è stata un'azione quasi paramilitare, perché erano organizzati in maniera ottimale, hanno bloccato una colonna. Ricordiamo che ci sono le indagini in corso da parte della questura, sì, di Lecce, che ora visionerà anche dei filmati a disposizione, e probabilmente, anzi ci auguriamo che ci siano delle pene severe per coloro che saranno... Enrico. Sì, Andrea. Sì, neanche a farla apposta, se andiamo sul sito Tuttomercato Web, quest'oggi c'è stato a Roma un tavolo di lavoro sulla sicurezza negli stadi, organizzato dalla Lega di B con il presidente Mauro Balata, i presidenti della Serie Cadetta hanno incontrato a Roma, a Palazzo Valentini, il capo della polizia Franco Gabrielli, il presidente dell'Osservatorio delle manifestazioni sportive Daniela Stradiotto. Balata ha sottolineato alcuni aspetti relativi alla cultura degli stadi, alla responsabilità delle società e alla necessità di introdurre precetti normativi più rigorosi per chi strumentalizza il calcio per commettere reati. Gabriele ha parlato di temi della sicurezza condivisi e non contrapposti fra polizia e club, e ha ricordato l'importanza dell'adeguamento dell'impiantistica sportiva e sottolineato come si sia alla ricerca di un'apertura anche percorrendo strade nuove affinché i fenomeni di violenza legati al calcio siano sempre più marginali. E Stradiotto ha chiesto alle società di pensare alla sicurezza non come spesa ma come investimento. Bene, grazie Andrea. Comunque di tavoli ce ne sono stati tanti, sì, negli ultimi anni, però sono argomenti già sentiti tante, però, volte nel passato. Speriamo che si arrivi a una risoluzione. Torneremo a parlare del rapporto con la tifoseria, intanto facciamo gli auguri di pronta guarigione ai tifosi che sono tornati da Lecce in giornata, anche i due tifosi dimessi nell'ambito di una domenica bestiale. Ed ora entriamo nell'aspetto tecnico parlando di calcio giocato, poi con Potenza allargheremo anche il discorso sulla figura dello slow. Dalla domenica bestiale sulla strada, la domenica bestiale sul calcio. Eh sì, una domenica che ha visto ancora il Pescara cadere contro una rivale nel discorso playoff, un risultato pesante. Allora iniziamo da Michele Gelsi, che non è capitato in un bel lunedì in un salotto tranquillo, molte critiche alla squadra e al tecnico Pillon, perché questa squadra sta avendo un rendimento non positivo nel momento cruciale della stagione. Sì, nei momenti cruciali anche con le squadre di spessore ha trovato sempre delle grosse difficoltà, ma secondo me ieri sera, io l'ho vista la partita, secondo me ha avuto un po' di timore reverenziale, Lecce è riuscita subito a prendere il sopravvento attaccandoli alti e ripartire subito. Però penso che questa squadra qua sia stata costruita
dei momenti in cui la partita la fanno gli altri e il Pescara è brava e poi a ripartire, però nel momento in cui gli altri riescono a trovare il gol, dopo, quando tu devi fare la partita, secondo me ha qualche problemino di cosa troppo. Soffre il Pescara? Lo chiedo un po' a tutti, partiamo da Riccardo che finora è rimasto in silenzio. Di cosa soffre il Pescara? Sì. Non lo so, dirti una cosa di cosa soffre è molto difficile, dirti chi ha fatto una partita inguardabile della terza consecutiva, i problemi sono tanti, non è un problema, i problemi sono tanti. Guarda, il primo problema che ti voglio dire è la condizione fisico-atletica, sembrava che il Lecce corresse il doppio di noi, a un certo punto eravamo proprio fermi in campo. Abbiamo dei grandi problemi in difesa, una difesa vecchia, e soprattutto abbiamo il grande problema che noi non tiriamo in porta. Noi nell'arco di 3x9,27, 270 minuti abbiamo fatto 3 tiri, cioè un tiro, noi facciamo un tiro a partita, se tu non tiri in porta, quindi i problemi sono tanti, ma veramente tanti. Allora, Totò, Pillon alla vigilia aveva detto ce l'andremo a giocare a Lecce e questa dichiarazione ci aveva confortato perché forse per la prima volta ci si presentava con un atteggiamento non speculativo. Nulla di tutto questo perché, secondo te? Ma secondo me, se l'andate a giocare, come dice lui, insomma, che è diverso da dire ce l'andremo a interpretare che significa interpretare giochiamo. Che significa. Cioè. Io, alla luce di quello che ho visto, di quello che pensavo, non vedo tanto il discorso che non te la sei giocata. Ho visto una notevole differenza, perché non è una differenza proprio tecnica e tattica da parte del Lecce rispetto al Pescara. Ora è un avversario che conosci benissimo. Il Pescara ci arriva, non è il Pescara del giorno d'andata, è un Pescara diverso. Che invece di migliorare è regredito continuamente, mentre il Lecce, come ha sottolineato lo stesso allenatore, abbiamo recuperato 12 punti al Pescara rispetto alla sì, tra poco lo sentiremo, perché è una squadra che, voglio dire, non è che è una squadra di fenomeni, sono giocatori, sì, mi sono preso un appunto, adesso ve li leggo, ve li leggo a volo. Allora, Lucioni, Maccariello, Calderone, Petriccioni, Tabanelli, Falco, che abbiamo avuto la sfortuna di vedere l'altro anno, tutti dalla Serie C. Venuti, che abbiamo avuto, sì, l'abbiamo tenuto qua, cioè, voglio dire, non è che questa squadra, che già giocava un bel calcio quando l'abbiamo vista l'andata, però ha avuto questo progresso che di solito succede a quelle squadre che poi arrivano fino in fondo. Il Pescara le prime due terze di questa stagione le ha fatte, secondo me, alla grande. È mancato il momento in cui doveva crescere, come sono cresciute le squadre migliori, il Pescara non è cresciuto. Quindi io voglio dire, la partita là non è tanto che non se l'è giocata, a mio avviso, viste le forze che ha, probabilmente sarebbe stato lui, non si è capito come se la volesse giocare. Secondo me era molto più utile e normale che se la giocasse magari in fase soprattutto difensiva, cioè organizzata una squadra che, siccome non hai la capacità, insomma, né carne né pesce, vuol esattamente dire. Cioè, tra l'altro, voglio dire, non è che come dice Riccardo, che loro correvano di più, correvano meglio, cioè la corsa l'hanno fatta tutti e due uguale, però loro correvano meglio, li vedevi in ogni zona del campo. Sentiamo il primo giro generale su questa partita, poi entreremo nel dettaglio. Sì. Masci, che quest'anno spesso è intervenuto nelle trasmissioni televisive, purtroppo per noi non potrà più farlo dalla prossima settimana, perché c'è questa bella avventura della quale parleremo più avanti. Allora, ma mi sembra che purtroppo il Pescara sia regredito da un punto di vista tattico in questo periodo, e le sconfitte recenti lo confermano, quella del Cittadella, quella del Cosenza e oggi quella del Lecce. E non ci sono più alibi delle non assenze. Non ci sono alibi delle assenze, anche se Brugman è stato sottotono, compassato, non è stato il Brugman del primo periodo, perché evidentemente l'infortunio ha inciso sul suo rendimento, e la squadra dal punto di vista tattico 4-3-2-1 cambiata rispetto al 4-3-1-2, e Mancuso senza Brugman che ovviamente riusciva a metterlo in condizione di tiro, Marras inconcludente, anche se tutto sommato ha dimostrato di essere più aggressivo di Mancuso nel contenimento dei terzini che avanzavano. Mancuso è dovuto tornare indietro a riprendere le palle, ha dovuto giocare, lo sa fare anche bene, però ovviamente in sede
di tiro, di attacco è rimasto in ombra. Queste cose pesano. Poi la difesa con l'attacco assolutamente distaccato, c'era una specie di frattura tra i reparti e alla fine il risultato è vero che noi parliamo dopo, però molte scelte non sono state condivise, parlo di scelte di formazione un po' dalla maggior parte degli addetti ai lavori. Però e qui mi vorrei collegare, scusami, vengo da te Francesco, mi vorrei collegare con Michele Gelsi, che lui è stato proprio un centrocampista coi fiocchi, perché ieri dovevano esserci delle novità a centrocampo con questa nuova posizione di Brugman dietro Bruno, da raccordo poteva esserci Memushai. Alla fine né Bruno né Brugman sapevano cosa fare in mezzo al campo. Come può accadere una situazione del genere? Beh, può accadere. Brugman ha fatto tutto il campionato da mediano, giustamente i movimenti li assimili in un ruolo che lo fai per 30 partite, anche se lui ha capacità, è intelligente, lo può fare, però come vedevi ieri sera Brugman non andava a attaccare lo spazio, aveva la tendenza sempre a venire a prendersi la palla, perché era ormai è diventato il suo ruolo. L'anno scorso parlavamo, quando c'era altri allenatori, che doveva giocare mediano davanti alla difesa. Adesso che aveva trovato, secondo me, il ruolo giusto, l'abbiamo spostato. Forse si è voluto coprire un pochettino di più con Bruno, che gli faceva più da schermo, però perdi sempre qualcosa, la coperta è sempre corta. Secondo me abbiamo perso... I problemi nascono lì a centrocampo. Ma secondo me i problemi sono nati che gli davamo troppo spazio, soprattutto sulle fasce, non riuscivamo con i nostri due punte, con la mezza punta, andare a chiudere sia su Venuti e sia sul terzino sinistro, che attaccavano in continuazione, quindi facevano sempre la superiorità numerica. Però poi non avevamo la forza, come è successo tante altre volte bene, di ripartire e fargli male. Questo è stato secondo me il quadro. Brugman dopo non riusciva a trovare la posizione, si è innervosito, non riusciva a essere servito come a dovere. Quando perdi giocatori come Brugman, come Memushai, che ti fanno la differenza, è dura poi andare a Lecce e fare la partita. Francesco. Beh, io credo, mi sono fatto questa idea ed è confortata purtroppo da quello che abbiamo visto. Pillone non ha avuto il coraggio di decidere chi lasciare fuori tra Bruno e Brugman, perché se tu decidi di andarti a giocare la partita, 100 persone si pensano che te la giochi in un determinato modo. Giustamente diceva Totò, evidentemente lui pensava di giocare, pur giocandosela in un altro modo, per lui era un modo di giocarsela, spero di essere stato chiaro, che se tu ti vuoi giocare la partita, allora fai rientrare giustamente Brugman nel ruolo dove ha giocato tutto l'anno, dove ha sempre, come ricordava Gelsi, ha sempre giocato bene, a volte molto bene. Purtroppo sacrifichi Bruno e metti un altro attaccante, perché poi tra l'altro per le caratteristiche tecniche di Mancuso, che è bravo in fase realizzativa, è bravo nel sostenere tutta la manovra offensiva, ma se tu gli dai un altro riferimento alla squadra avversaria e confermavi Bellini, che nella prima apparizione aveva dato segnali di grossa vitalità, già forse era un altro modo. Certo, non c'è controprova, però quando si dice, si parla, è già un'idea più vicina. Stiamo parlando della partita che hai visto ieri, mica stiamo parlando di Pescara-Palermo, non lo sappiamo che succede. Però doveva cambiare modulo, totalmente modulo. Se faceva giocare Bellini doveva cambiare totalmente modulo. Doveva cambiava fare modulo con il, come ha fatto Andrea, 4-3-3. Il 4-3 o il 4-3-3. Ecco, ma non pensate che a furia di cambiare si stia innescando un po' di confusione Marras dietro le due punte e i tre centrocampisti, Memushai nel suo ruolo, Brugman nel suo ruolo e Crecco di là. Poi magari la perdevi lo stesso, okay, perché il Lecce. Facciamo interventi tutti quanti un po' più brevi. Voglio dire, dico che purtroppo il Pescara sta andando in confusione un po' la squadra, l'allenatore, continuando a cambiare moduli. Chiamiamole pari grado, sia contro le squadre forti di questo campionato, come dice la classifica, il Pescara è sempre Totò. Evidentemente è il meno forte di questo. No, in effetti stanno emergendo quelli che sono i limiti della squadra, che veramente, cioè il campionato di Serie B è un campionato strano. Però Totò, se i limiti li ha la squadra, vuol dire che Pillon ha meno responsabilità di quello che si dice. No, nella gestione, voglio dire, perché i limiti della squadra... Perché dobbiamo sempre girare intorno a questo dubbio, se è una squadra che doveva salvarsi o doveva raggiungere i playoff. Ma io non a caso ti ho letto i nomi del Lecce, cioè se tu prendi i nomi del Lecce non ci sta nemmeno un fenomeno, giusto la Mantia era un attaccante che più o meno a livello, diciamo, di Mancuso.
che anzi era anche più stimato rispetto a Mancuso. Però le squadre nascono in questo modo, anche non è che devi avere 11 fenomeni per farle. E secondo me il lavoro che ha fatto Pillon all'inizio, sotto questo aspetto, è stato perfetto. Perché questa era una squadra che secondo me era cosciente dei propri limiti e man mano migliorava. Quello che capita un po' alle squadre che poi arrivano fino in fondo. Invece abbiamo avuto purtroppo un esito diverso. Pescara a un certo punto si è bloccato. Che è successo, Riccardo? Sbuffi? Vuoi dire? Non vuoi dire? Dici. No, io la mia paura è che venga fatta la squadra su Marras. Cioè Marras deve giocare. Marras non è né Cristiano Ronaldo, né Messi, né Maradona. È un buon giocatore, ma non è questo fenomeno. E invece noi dici dobbiamo... questo perché è stato impiegato in diversi ruoli. No, esatto, è stato impiegato sempre in questi squadre. Quindi gli adattati, come diceva Michele, è sempre dove metti Marras, cioè dove mettiamo Marras, seconda punta, a destra, in mezzo, tra un po' lo fa giocare in porta, perché Marras deve giocare. Adesso Marras è anche lui che vuole farlo giocare. Lui vuole far giocare Marras. Dopodiché adatta gli altri sul fatto che deve... questo sarebbe il problema. Marras non è Cristiano Ronaldo, non è Maradona, che tu devi adattare una squadra per far giocare una persona. Questo secondo me è uno dei punti. Nel caso di ieri avresti visto meglio un Monachello, che ne so, a fianco a Mancuso o Bellini, no? Ma perdonami, Marras è un esterno destro, faccia l'esterno destro, non sa fare ma ha cambiato il trequartista, non sa fare la seconda punta, perché non sono i suoi ruoli. No, se uno fa un ruolo e manca in quel ruolo, prendi un altro ruolo e lo metti a fare l'esterno destro. Sì, però siccome non fa più il 4-3-3, a questo punto non dovrebbe giocare in base alle potrebbe tue potrebbe anche non giocare. Cosa succede se non gioca Marras? Sarà l'uomo più forte del Pescara Marras? Cioè noi abbiamo Memushai, Mancus, cioè Marras è tutto su lui. Adesso ha fatto anche questa stupidaggine, perché è stata una stupidaggine. Sta fuori, probabilmente, magari si accorgerà il nostro allenatore che abbiamo altri uomini da poter mettere esterno destro, trequartista o centrocampo. Allora, chi si vuole agganciare? Scusami, ma sì, sono un po' arrabbiato di questa cosa, perché... Non te la prendere con noi. Marras per lui. No, ma perché Marras... Che dici, Michele? No, Marras è un buon giocatore. Un buon giocatore. Nel senso che ha lo spunto, però Marras è un giocatore che secondo me ha bisogno di spazi in avanti. È veloce, è rapido, a campo aperto è deleterio per le altre squadre. Se tu lo metti, secondo me, trequartista, secondo me perde un po' delle sue qualità, perché non ha la giocata, non è un trequarti. Cioè, lui è bravo nell'arrivare sul fondo, mettere questa palla cattiva, ma quando si deve girare e mettere in porta gli altri, secondo me, è una caratteristica, secondo me, che ce n'ha tante, ma questa non la ha. Quindi, secondo me, anch'io sono d'accordo con te che sulla fascia può rendere meglio. E infatti quando ha deciso di cambiare modulo ha spostato Marras da esterno destro, ha giocato nelle partite trequartista, è andato bene la prima partita, da allora non è andato più bene. Però secondo me dobbiamo anche avere un certo tipo di equilibrio, perché noi quando lui faceva sempre 4-3-3, che gli dicevamo che non aveva una fase 4-5-1. B che non riusciva a cambiare nei momenti, a leggere la partita. Questo è un dato di però fatto, non venivano snaturate altre persone quello che sta facendo adesso, che cerca di adattare sempre qualcuno dove ha il buco. Questa è la realtà. Secondo me lui deve valutare, deve valutare quello che la squadra gli ha dato più garanzie fino adesso. Quindi le garanzie, secondo te è più opportuno tornare a quel modulo che gli ha dato io soddisfazione? Penso che fino a, come diceva Totò, fino a due terzi di campionato l'ha fatti col 4-3. Certo. E ha avuto dei buoni risultati, la squadra si esprimeva. E perché ha cambiato secondo te? Anche lì, perdonami, ma non era neanche un 4-3-3, era un 4-5-1, non era un 4-3-3. Perché se tu vai a vedere il Napoli che fa un 4-3-3, con Sarri sto parlando, perché era un 4-5-1 fase difensiva, ma quando hai due esterni che attaccano, che fanno la doppia fase, è giusto che tu faccia la 4-5-1, quello è palese. Però devi avere anche un'alternativa nei 5, devi avere pure tu. Ma Napoli, scusa, no, forse in quel periodo, no, io sto parlando come, in quel periodo si reclamava una carenza di gol soprattutto dagli esterni. Sì, per Marras è quello che secondo me ha fatto meno gol, però lo stesso Mancuso è quello che ha fatto più gol di tutti. Quando ha giocato Monachello, 5 gol l'ha fatti. Antenucci però l'ha fatti fare, ha fatto un sacco di gol. È ecco, secondo me Antenucci è uno di quelli che secondo me è il 3-4. Francesco, lo sapete, poi andiamo in pubblicità. No, velocemente. Vorrei, come devo dire,
Direi anche che sembra strano tutte queste critiche a Pillon, al Pescara e compagnia bella, perché dice come in lotta per i playoff, è stato tutto l'anno, come ricordavo io la settimana scorsa, ma lo ricordavo, ma lo sanno tutti, che è stato sempre nella parte alta della classifica, primo, secondo, terzo, poi quarto, poi terzo. Dice come criticato un allenatore che sta per andare ai playoff, critichiamo un allenatore e una squadra, non solo l'allenatore, che per adesso sta in una fase calante, perché se non è fase calante i risultati e le prestazioni, lo dice anche lui nell'intervista che tra poco sentiremo, bravo, nelle ultime 5-6 partite, dice, ma non si capisce ancora come uscirne, il difficile adesso criticare. Non è che siamo qui a puntare il dito su Pillone, che finora ha fatto, esatto, bene. Sì. Stiamo valutando quello che momento. Bravo, quello non che si sta che vedendo. Stia a criticare il lavoro, esatto. Siamo sempre quinti in classifica. No, siccome già in giro si dice si non può criticare un allenatore che è in corsa per i playoff, che si doveva salvare. Non si sta criticando. Beh, andiamo in pubblicità, poi torneremo con Liverani e con Pillone tra poco. E poi quando ci svegliamo non sta più. Ore 21:47 minuti, allora tra poco torneremo in regia. Oggi Giovanni Potenza ha viaggiato con la squadra, siete tornati alle ore 20, è ovvio che il morale non sia altissimo, la squadra se l'è andata stamane, c'è qualche problema per Campagnaro? Io ho visto i ragazzi, cioè chi ha fatto il differenziato che ha giocato ieri, gli altri si sono allenati. Sul report si legge che si è fermato Campagnaro per guai muscolari, quindi non sarà disponibile per mercoledì. Ci sono altre novità, Andrea, per quanto riguarda squalifiche e provvedimenti, no? Intanto mancherà nella gara con il Palermo Manuel Marras, che ieri è stato espulso nel corso della partita per il brutto fallo ai danni di Petriccione, una giornata di squalifica per lui. Ci sono ben 3 squalificati nel Palermo, Nestoroschi espulso a Cosenza e poi la coppia centrale Bellucci e Rajkovic, entrambi ammoniti ed erano in diffida. Non solo, perché ci sono dei giocatori che Stellone sta recuperando ma che non sono in condizione di essere convocati, e sono giocatori anche loro importanti: Falletti, giocatore uruguaiano, Murawski in gol all'andata e anche il difensore Salvi, che hanno svolto quest'oggi riatletizzazione e fisioterapia ma non saranno a disposizione di Stellone per la gara di dopodomani. Sentiamo cosa ha detto Liverani al termine della partita di ieri, perché fa riferimento a questa involuzione da parte della Pescara. Una grande vittoria con il Pescara, lei all'andata aveva detto dopo quel 4-2 dell'Adriatico noi dobbiamo pensare alla salvezza, dopo questa vittoria il Lecce pensa alla Serie A diretta. Abbiamo fatto un percorso, come dici tu, sono passati un girone e i ragazzi hanno, credo, dimostrato, hanno lavorato e oggi hanno recuperato 12 punti in un girone al Pescara che era costruita sicuramente per obiettivi diversi da noi. Però poi il campo è bello per questo, il calcio, che si può sovvertire anche i pronostici, quelli di luglio e agosto, e aver preso 12 punti in un girone a questa squadra credo che sia motivo d'orgoglio per i ragazzi. Hai visto un Pescara con problemi più tattici o secondo lei ha meno gamba, meno benzina, meno intensità? Credo che hanno cambiato questo modulo, non so per quale motivo, loro hanno giocato il girone d'andata con un 4-3-3, oggi cambiano il girone di ritorno un pochino di più, non so se sia solo di gamba o magari qualche giocatore non è più al massimo. E poi, come tutte le cose, il girone di ritorno le squadre
hanno una conoscenza un po' più grande dell'individuo giocatore di qualità, quindi bisogna trovare delle alternative, credo, durante l'anno. Michele Gelsi, Pescara, secondo Liverani, doveva trovare delle alternative. Infatti, secondo me... Però non ha dato un buon frutto. No, Pillon l'alternativa l'aveva trovata nel cambio di modulo, perché col 4-3, come diceva Liverani, ci sono, dopo un girone, gli allenatori prendono tutte le contromisure su un modulo, quindi lui voleva fare un altro modulo per cercare di trovare qualche soluzione migliore, però a oggi forse non gli ha dato i frutti che sperava, ma c'è anche da dire che questa squadra hanno giocato sempre, quasi sempre gli stessi giocatori, anche davanti, soprattutto tra Marras, Mancoso. Quindi si sta pagando anche a livello fisico? Secondo me sì, pochi cambi, specialmente davanti. Quindi un campionato lungo come la Serie B, alla fine a livello fisico la paghi, se non hai il tempo anche di recuperare. Carlo Masci, che più volte si è espresso su questa squadra, anche in maniera positiva nel girone d'andata, secondo lei... Questa squadra sembra ripiegata su se stessa, è come se abbia paura. Questione di paura, ecco, la pressione. È mancato lo slancio che ci serviva per trovarsi in posizioni diverse, perché il Pescara a un certo punto si è trovata la seconda e la terza posizione. Anche prima. Anche prima, ma insomma, diciamo che durante il percorso è sempre stato nelle primissime posizioni. È mancato quello scatto che le permettesse di superare quella soglia, e oggi sta ripiegando su se stessa come se fosse appagata, perché in effetti la posizione del Pescara non era quella della prima o della seconda. La squadra non è stata costruita per arrivare in Serie A diretta, è stata costruita per fare un buon campionato e per andare ai play-off giocandosi le sue partite. Ma a un certo punto ci siamo trovati in un'altra posizione. Ci abbiamo creduto veramente, perché la squadra giocava un bel calcio. Vogliamo vederla la classifica aggiornata? Ecco, vediamo questa classifica che vede il Pescara al quinto posto, però con una partita in più rispetto a Benevento, Perugia, allo Spezia, che ha 40 punti, lo Spezia addirittura è fuori dai playoff. Scusa, Carlo. Si comincia a guardare dietro. Meno perché male. Lecce è costruito per andare in la diretta, no? Assolutamente, lo ha detto Liverani, ma neanche noi eravamo stati costruiti per quello. Però ma con un certo un'organizzazione di gioco, abbiamo anche creduto, cosa che non poi abbiamo. Dico anche che Mancuso non può giocare da solo davanti, perché Mancuso quando gioca da solo davanti non rende per quello che è in grado di fare, perché se non ha una seconda punta a fianco che tiene impegnati i difensori, non si esprime per quello che può nel gol. Sentiamo cosa ha detto Pillon, che ci dà degli spunti da commentare. Più arrabbiato per l'ennesima sconfitta in trasferta con una diretta concorrente o per l'ennesimo gol preso sugli sviluppi di un calcio d'angolo? No, per tutte le cose, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale. Loro sono partiti con più veemenza, sono stati più tosti, più aggressivi, hanno vinto tutti a livello individuale i contrasti. Siamo mancati da questo punto di vista, non bisogna negare l'evidenza, non bisogna negare che è un momento di grande difficoltà, perciò cerchiamo adesso di resettare e pensare di venire fuori mercoledì da una partita molto difficile contro il Palermo. Pinto qualche istante fa i nostri microfoni ha detto i giocatori del Lecce andavano al doppio della nostra velocità. Vuol dire che correvamo male, non è un discorso fisico, non aggrappiamoci a queste cose qui. Siamo stati noi che non siamo stati caratterialmente giusti. Abbiamo mollato sul piano nervoso e questo non deve succedere. Lei aveva detto alla vigilia, ho visto la squadra bene, abbiamo lavorato bene in queste due settimane. Aveva detto così anche alla vigilia della gara di Cittadella, però poi in campo la squadra non riesce a fare quello che lei si aspetta, quello che lei chiede ai suoi ragazzi. Perché secondo lei? Ma è una cosa da valutare attentamente. Durante la settimana hanno fatto tutti bene. Arrivi la domenica, poi si perde questa veemenza che metti durante l'allenamento. È da capire queste motivazioni, da capire il perché, ma soprattutto capire cosa ci sta succedendo, perché in questo momento non stiamo giocando ai nostri livelli. Pillon si chiede cosa ci sta succedendo. Non può essere che la squadra sta andando magari inconsciamente, e qui vorrei coinvolgere Gelsi, che è stata una vita in mezzo al campo, quindi che le ha vissute tutte gli aspetti e le sfaccettature del calcio, che la squadra sta un pochettino confusa per la confusione che dà Pillon, e lo si vede con i cambi tatti, ossia, siamo onesti, dice, ma un allenatore ne capisce più te, ci mancherebbe altro.
però uno che vede insomma che Marras, con le caratteristiche che ha, come ricordava Jesse, dalla fascia me lo metti trequartista, ieri seconda punta in una posizione ibrida, Brugman cambiato, secondo me tutto questo può anche, ripeto, io sperando poi che ci sono stati molti anche mettere in confusione in panchina tutti insieme, come Gravion, Del Grosso, Balzano, che erano io titolari. Per quello fissi. Ho detto, lo chiedo a Michele, può succedere una cosa del genere, ossia inconsciamente, senza volerlo? Non è che mi stai dicendo che la squadra, non, in parole povere, non segua più no, la confusione? Non dico che non. È a livello di, come devo dire, inconsciamente di confusione, perché questo fatto che lui dice siamo mancati sul piano della grinta, dell'impegno. Allora, gli ha fatto lui e il mister è stato bravo perché non si è nascosto sotto nessun tipo di situazioni, di responsabilità, quindi ha marcato un po' tutti. Caratterialmente non è che il carattere lo trovi da un momento all'altro, quello ti ci devi preparare, e quando scendi in campo può essere una volta che sbagli l'approccio. Però domenica, io l'ho detto subito quando mi hai detto la prima cosa, ho detto che Lecce è partito meglio, però secondo me il Pescara ha anche giocatori di grossa esperienza, perché se ci fosse questa confusione, gente come Campagnaro, come Scognamiglio, come Mushai, ne avrebbero fatto. Ecco, in questi casi cosa succede in uno spogliatoio? Allora da che dipende? Ma sicuramente ci sono delle situazioni dove tu dentro lo spogliatoio riesci a mettere a nudo squadre e allenatore quelli che sono gli ipotetici problemi. Quindi non penso che giocatori come Campagnaro possano andare in campo e pensare che quel tipo di gioco non sia adatto. Si discute anche sul modulo. Si discute in tutto, poi dopo è sempre l'allenatore che decide, però l'allenatore, in base alle sensazioni che gli dicono anche determinati giocatori, si adegua a quello che è in quello stato, in quel momento lì, la sicurezza che un giocatore ha facendo, invece che faccio sempre 4-4-2 e 4-3-3. Sì. Quindi un giocatore lo devi mettere in condizione di fare quello che si sente mentalmente meglio di fare in quel momento lì. Questo può essere la confusione che tu dici. Sì, sì, ma mi riferisco ripeto, a tutti questi cambiamenti tattici. Ci devi mettere anche la componente avversario. Non lo dobbiamo allora, sottovalutare, perché poi in determinate situazioni, in determinati momenti del campionato trovi. Un mese fa il Pescara stava al top, adesso può essere, però nel frattempo è arrivato al top il Lecce. Quindi a livello di corsa, a livello di giocata, a livello di fiducia. Sì, però i campionati si decidono in questo periodo. La Serie B si decide sempre nelle ultime 10 partite, ma ci devi arrivare con una condizione fisica top, una condizione mentale, psicofisica top, ci devi arrivare con i risultati top. Perché in effetti si sperava molto dopo la sosta di rivedere una squadra brillante, e invece è mancato soprattutto questo, non è tanto il risultato. Fa male sicuramente, però quello che diceva lui è mancato proprio l'atteggiamento, l'approccio, tutto quello che c'è che lui aveva guardato. Scusami, Michele, il Pescara ha perso contro tutte le squadre prime in classifica e quelli che ci stanno proprio dietro. Secondo te che spiegazione ti dai? Perché con queste, ossia a Lecce, forte il Lecce, e lo si sapeva, e il Pescara ha reso di meno. E con le altre si è sempre... Partiamo dal presupposto che questa squadra qui è stata costruita per fare, come diceva l'avvocato Masci, un campionato di salvarsi prima possibile. Normale che dopo tu... Quelli sono gli obiettivi che sono stati detti. Poi dopo ti trovi lì, è normale che provi a andare di più rispetto a quello che è. Però può darsi che le altre squadre che tu perdi sono sulla carta e poi in campo sono più forti in quel momento lì. Secondo me. Hanno qualcosa in più, l'individualità, il gioco, il giocatore che ti fa la differenza, la personalità di più giocatori in campo che sanno anche gestire senza l'allenatore. Giocatori che in campo decidono loro in determinate situazioni quello che sono le situazioni da prendere, aspetta, attaccare, attacchiamo, insomma, alto, attacchiamo basso. È un momento preoccupante questo. No, ma è anche vero che nel girone di andata la squadra si è confrontata con tutte le altre senza timore reverenziale, anche se ha perso, comunque ha dato dimostrazione di un gran gioco, di un bel gioco, anche con le squadre che la precedevano in classifica. Invece adesso c'è proprio una condizione di non gioco che sta indebolendo tutto il castello che era stato costruito. Riccardo e poi Totò. Riccardo? Per me, Treni, mi dispiace molto dire quello che dirò, però io la vedo in questo modo. No, lo dico perché mi dispiace dirlo, perché a me Pilloni è anche molto simpatico, ma
si è comportato dimenticandosi dei giocatori. Faccio un esempio: Antonucci gioca, poi se lo dimentica per 10 partite, poi Sottil lo fa entrare, poi se lo dimentica. Non c'è una continuità di squadra e di spogliatoio, perché il giocatore che, come Antonucci, che comunque è un talento, è molto giovane, lo fa giocare titolare. Quindi stai contestando la gestione del gruppo? Io contesto la gestione del gruppo, sì, contesto questo, perché il gruppo non reagisce, perché oggi non è gruppo, ma non tra di loro, non è gruppo messo in campo da lui. Voglio dirti, ti dico di Del Sole. Del Sole lo fa scaldare al primo del minuto, devo fare 3 minuti con un giocatore espulso. Che senso ha? Non può dire no, non entro, cosa che gli avrebbe detto un senatore, ha detto no, non entro. Non è a caricare un giocatore giovane va caricato quando tu gli fai giocare gli ultimi 20-25 minuti, gli dai fiducia. Il gruppo non è che non c'è gruppo tra giocatori, questo non lo posso dire. Ti dico, vado avanti. Non è squadra, vuoi dire? La squadra, Del Rosso, adesso se l'è dimenticato, adesso Del Rosso non gli piace più. Poi tra un po' viva Del Rosso, adesso sto banalizzando un giocatore. Balzano uguale. Cioè Ciofani lo stesso, te li dico tutti, cioè non c'è 11 titolari, oggi non abbiamo una squadra di 11 titolari, ma soprattutto quelli che subentrano sono non sono del cane né pesce. Totò, su questa gestione del gruppo che ti senti di dire? Ma quello che abbiamo ripetuto più volte, nel senso che lui ha puntato su questo suo gruppo, diciamo, tenendo in poco conto. Cioè sugli ex 11 titolari. Esatto, dice. Sugli ex 11 titolari, che poi se vai a vedere non è che sia cambiato tanto, voglio dire, a parte anche cambiato soprattutto perché giocatori come Del Grosso, Ciofani, cioè, hanno speso più di quello che potevano spendere, questo l'abbiamo detto più volte. Cioè, il problema vero è che questa squadra non è cresciuta, anche perché non ha trovato quelle alternative di cui parlava Michele nel corso della gestione. Il caso di Del Sole è emblematico, voglio dire. Cioè, io credo che qualsiasi parte del mondo nel calcio, un giocatore anche di 20 anni che entra in 10 minuti, fa 2 gol, la partita dopo la gioca. Invece il campionato suo è continuato in questo modo, cioè con i 3 minuti, i 4 minuti, i 5 minuti, che voglio dire, ma non è perché credo che gli sia antipatico Del Sole, ma perché evidentemente lui ha bloccato questa squadra in questo modo. E adesso non gli risponde più, non gli risponde perché in effetti la squadra che lui alla fine ci ha dato anche delle belle soddisfazioni, perché la squadra in gran parte del giro d'andata, cioè non dimentichiamo che ha avuto queste fasi calanti, il Pescara l'ha avuto anche prima, il cambio di modulo, se ve lo ricordate, è stato fatto perché non tirava nessuno in porta, sì, e sì. Per cui c'era la necessità comunque di giocare con 2 punti. Però il problema è rimasto anche con il cambio non di tiriamo. Modulo. Esattamente, purtroppo. No, c'è stato un momento di ripresa. Ma perché in cui è stato riutilizzato male il nuovo modulo. Esattamente. Forse. Poi, per quanto riguarda Marras, non è un problema. Cioè, il problema di Marras è che, secondo l'allenatore, può fare qualsiasi ruolo da titolare. Cioè, non è che il classico jolly dei tempi anche di Michele, che so, faccio l'esempio di Marcheggiani, Franco Marcheggiani, era uno che poteva giocare terzino, poteva giocare mediano. Però non era lui. Ferretti veniva Ferretti spesso, uguale. In tanti ruoli. Esattamente. Però voglio dire, non era considerato Oriani come il giocatore indispensabile per interpretare quel ruolo. Junior. Il problema di Marras, che secondo me ha fatto un giro d'andata strepitoso, perché ha corso per 10, voglio dire, alla lunga ovviamente pesano pure per lui, anche se ha il fisico in quel modo, voglio dire, come molto agile, eccetera, sai, come me più o meno. il problema vero, secondo me, è nato da questo, dal momento in cui non sei stato in grado di sfruttare gradatamente quelle che potevano essere alternative che ti venivano buone nel momento in cui il campionato entrava nella fase decisiva. Anche se noi andiamo a vedere il Lecce dell'andata, sì, era molto differente negli uomini rispetto a quello che abbiamo visto la partita di domenica, perché evidentemente non aveva dei fenomeni come non li abbiamo noi, non aveva dei fenomeni, però questa squadra è cresciuta anche grazie all'allargamento della rosa, che ti devo dire, ieri per esempio è entrato Palombi, che è un giocatore importante, potrebbe costare al nostro Monachello, è uno che ha fatto, ogni volta che entrava faceva gol, era titolare, alla fine ieri è entrato in 2 secondi, sta per fare gol. Per cui anche, soprattutto, quello che si può riprovare a Pillone è la gestione, perché lui, il suo campionato,
lui l'ha stravinto le prime due terze del campionato, l'ha stravinto anche lui, ha avuto grandissimo merito. Così come probabilmente, non probabilmente, sicuramente qualche problema l'ha creato pure lui in quest'ultima fase, perché altrimenti non possiamo dire allenatore certo. Un fenomeno e poi all'improvviso che è successo? Gli mancano i giocatori e la rosa non è quella, e la rosa è quella che c'era prima, voglio dire, non voglio dire che senso ha? Rispondo. Sono d'accordo con te, a quelli che dicono che a gennaio il Pescara si è indebolito, è stato tolto Macin, con tutto il rispetto per Macin, che stava giocando bene, ma non mi sembra che poteva essere un giocatore determinante, perché poi è arrivato Pinto e l'abbiamo visto ieri, solo ieri per la prima volta. Sottil, se non dico una fesseria, non l'abbiamo visto mai dall'inizio, ma comunque si è visto pochissimo. E torniamo sempre al vecchio discorso, Bellino ha giocato l'ultima partita perché non c'era l'alternativa, se no è un ragazzo che non avrebbe mai giocato. Sono tanti comunque i punti interrogativi. Vorrei che Potenza, delegato ai rapporti con la tifoseria, difendesse la squadra in questa circostanza. Cosa si sente di dire? È ovvio che le critiche arrivano dopo una sconfitta, anzi dopo più sconfitte. Lei resta ovviamente fiducioso? Assolutamente sì, io sono assolutamente fiducioso perché il gruppo è un gruppo coeso e la tensione giusta e palpabile quando prima delle gare. L'allenatore e il suo staff sono di prim'ordine e non ci dimentichiamo, perché talvolta vedo che ci si dimentica della cosa, che l'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata. Sul discorso dell'anno scorso siamo tutti d'accordo, è stato Ma anche miracolo, quest'anno il campionato è andato a fasi alterne, ma anche le altre squadre, perché in questo momento sicuramente il Lecce è la squadra più in forma del campionato. Le squadre con le quali abbiamo perso, quindi il Verona, il Benevento, hanno attraversato e attraversano momenti di grande difficoltà. Il problema è se si attraversa in questo periodo e dura poi rialzarsi. Il problema è quando se tu l'attraversi adesso è un problema. Anche perché pubblicità e dopo torniamo in studio. Dopo la pubblicità. Parlo prima io che devo fare una domanda. Cominciamo. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di trasmissione, prima di continuare a parlare della prossima partita con il Palermo. Io devo rivolgermi al candidato sindaco, l'avvocato Carlo Masci, perché ha vissuto nelle ultime giorni ore concitate. Finalmente per lei c'è stata questa decisione unanime di candidarsi per il centrodestra. Intanto una bella soddisfazione, perché lei da sempre tiene a questa città. In questa occasione parla sempre di calcio, però Pescara è la sua vita, no? E quindi... Spero di non dire troppe sciocchezze quando parlo di calcio. Qui siamo in tanti a dire anche sciocchezze di calcio, tutti noi, vero Totò? Tutti noi, in generale. Diciamo in generale. Però sono stati bei giorni, una grande soddisfazione. Sì, devo dire che questa vicenda l'ho vissuta con grande tranquillità, con grande serenità. Per me è un grande onore oggi rappresentare tutto il centrodestra unito, ma è un onere e una responsabilità che ho sopra le spalle. Spero di meritare questa fiducia che mi è stata accordata da tante persone, e comunque mi auguro che i cittadini possano accordarmene di più in modo tale da poterli rappresentare. Le idee sono tante, il legame con Pescara è un legame forte, c'è una passione infinita che mi lega a questa città, credo che traspaia da ogni mio gesto e da ogni mio. Noi l'abbiamo invitata spesso proprio perché tiene alla squadra di calcio, tiene alla assolutamente, città. Assolutamente sì, quindi speriamo che... Qual è stato il messaggio che ha ricevuto che le ha fatto più piacere, perché è stato tempestato, no? Quello di Riccardo Klinko. Visto che ci incontriamo sempre sulla spiaggia quando passeggiamo, allora... No.
Sì. Per... No, veramente io passeggio, lui sta prendendo il sole sotto la palma. Sono io che passeggio. No, ne ho ricevuti. Diciamo questo, se tanto. Dovesse essere sindaco di Pescara, un occhio di riguardo per la squadra di calcio ovviamente l'avrà come l'ha sempre avuto. Come l'ho sempre avuto. Ovviamente come tifoso posso solo augurarmi che il Pescara vada in Serie A e come primo cittadino, se ciò avverrà, lo sosterrò con tutte le mie forze, con tutte le possibilità che avrò, ma è una passione che ogni pescarese si porta dentro. Noi viviamo sempre sopra le righe con la squadra di calcio, ogni volta che gioca pensiamo che sia la più forte del mondo, puntiamo sempre alla Serie A, anche in questa occasione stiamo sperando che ci sia questa spinta forte nell'ultimo scorcio di campionato che ci possa portare in Serie A. In prima battuta la vedo difficile, ma con i play-off questo è possibile. E quando si voterà il 24 maggio probabilmente sono in corso i play-off. Saremo con la bandiera del Pescara sicuramente, a prescindere da qualsiasi cosa. La ringrazio davvero perché è stata la prima uscita televisiva dopo la bella notizia, per questo la ringrazio, poi speriamo di riaverla qui in studio con questa nuova carica. Vorrei tornare, prima di parlare di Pescara-Palermo, anche a Giovanni Potenza, perché questa figura dello SLO a molti era sconosciuta. La Lega di Serie B si è organizzata proprio per dare un'impronta anche più professionale a tutte le società sportive. Ricordiamo che questa figura funge da punto di contatto tra il club e i tifosi, informa il management del club relativamente ai problemi che hanno le varie tifoserie. Insomma, la Lega vuole assumere un ruolo sempre più attivo, no? Sì, diciamo che la figura dello SLO è una figura che è obbligatoria nel calcio professionistico. Sì, quindi Serie A e Serie B. A, B e Lega Pro. Anche Lega Pro. Sì. Anche Lega Pro. Ed è oltre le connotazioni che lei ha evidenziato, svolge un ruolo molto importante di raccordo con le forze di polizia per la sicurezza dei tifosi che vanno in trasferta e per la sicurezza dei tifosi che... delle squadre che noi ospitiamo. Insieme al delegato alla sicurezza partecipiamo alle riunioni in questura. È un ruolo come quello del delegato alla sicurezza molto importante, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione delle partite, e c'è un lavoro dietro non indifferente in sinergia con appunto le forze di polizia, con le altre società, con la Lega. E questo prima, e poi durante le gare sul posto, come prima dicevo, sia la trade union tra la squadra e i tifosi. Mi sembra di capire che la partita la vede poco, no? Lei? Beh, dipende. Tutto fa tranne che concentrarsi sui 90 minuti di gioco, no? In casa, più un occhio sugli spalti. In casa c'è più possibilità perché casa, sì. Fuori è casa più facile. Fuori casa si è molto un po' in balia degli eventi, nel senso che ci sono gare molto più tranquille e gare molto meno tranquille. Anche adesso le trasferte sono rimaste Ascoli, Carpi e Venezia. Ascoli un po' turbolenta, Carpi una via di mezzo, Venezia più tranquilla. Diciamo almeno sulla carta, poi. Ma le partite hanno sempre una componente. No, non parlo di partite, parlo di sicurezza. Sì, hanno sempre una. No, le partite. Io quando parlo di partite, purtroppo in questo contesto ci sono gli schemi, il 4-3-3. Io quando parlo di partita parlo sempre di aspetti legati alla sicurezza. Lei gioca a zona, vede un po' dovunque, no? Gioca a zona, sì, certo. È complesso come lavoro, come attività, ma è comunque piacevole. Però dà anche grossa soddisfazione perché ha contatto con la squadra, ha contatto con un bel mondo questo del calcio, sotto questo aspetto. Io facevo altro nella vita, quindi diciamo che questo aspetto, vedere il calcio dietro al di là della barricata, come dico io, mi è servito anche per capire quanto poi in realtà di sacrificio c'è da parte di tutti coloro che ci lavorano. Ma tutti, io dico a 360 gradi, a partire dalle componenti tecniche fino a voi giornalisti, fino agli operatori e a tutti quanti. Michele Gelsi, tu sei stato sempre dall'altra parte della barricata, negli studi televisivi ovviamente non li sopportavi molto perché ricevevi critiche, no? Però come si reagisce ad un momento così delicato? Ecco, molte volte... uno si tappa le orecchie, non vuol sentire nulla, si isola un po', può essere questa una situazione per recuperare un po' di energia, ne parli con uno che a Pescara ha avuto un rapporto
non smetterò mai di ringraziare, però è sempre stato gioia e dolori, sia nei momenti belli, ma quelli più belli che meno belli, però ho avuto sempre la capacità di rispondere soprattutto non a parole, perché non mi è mai piaciuto, sai, anche sono riuscito sempre a rispondere con delle buone prestazioni. Però penso che il problema lo risolvi dentro le quattro mura dello spogliatoio, tra l'allenatore e i giocatori. E fino adesso hanno fatto, è inutile nascondere, sempre hanno fatto un buon campionato. E domenica hanno la fortuna di giocare dopo tre mercoledì, giorni. Mercoledì. Dico domenica perché sì. Però hanno la fortuna di giocare dopo la sconfitta di Lecce, dopo tre giorni. Quindi hanno poco tempo per cancellare subito Lecce e concentrarsi subito su Palermo, che è una grandissima partita, dove loro possono dimostrare che Lecce è stato un episodio e quindi hanno subito la possibilità di mettersi in mostra e far tacere quelli che, come noi in questo momento qui, troviamo dei piccoli difetti in questa situazione qua. Però penso che la forza che c'ha questa squadra qua deve venire anche dall'apporto che c'ha dai suoi tifosi. E questa è un'arma in più, perché Pescara, al di là che ce ne sia poca, però nei momenti di difficoltà si fanno sempre sentire, questo è positivo. Riccardo, ti senti giocatore a Pescara? Pescara-Palermo e Ascoli-Pescara, poi ci sarà anche Perugia-Pescara, però restiamo alle tappe più vicine. Cosa e devono dirci? Beh, la prima cosa che ci deve dire è che vogliamo tutti vedere una reazione totale della squadra. Sì, però questo si dice in ogni partita, io parlo anche a livello di atteggiamento della squadra. Appunto, l'atteggiamento della squadra deve essere diverso, devi andare in campo, devi dire il Palermo e fare la partita, non dire di farla, che tra dire e fare c'è di mezzo al mare, devi andare in campo e fare come Lecce ha fatto con noi. Cioè noi non accontentarsi del pareggio? Ma assolutamente no, ma che ti attendi del pareggio, tu devi andare in campo per vincere, ma come tutte le partite, ma soprattutto devi avere l'atteggiamento che Lecce ha avuto con noi ieri, cioè tu devi andare in campo, aggredire, fare il tuo gioco e vincere la partita. Questo Ascoli purtroppo viene, a parte che Palermo è importantissimo, poi la trasferta di Ascoli viene subito dopo. Ascoli è un campo difficile per noi, lo è sempre stato, lì è difficile. Francesco, quindi non ci si può più accontentare dei pareggi, a questo punto cambia poco. Ma no, devi vincere. Veramente ce la giochiamo, perché tanto giocarsela cercando però di non perdere, perché tra l'altro non credo che questa squadra abbia la forza e le caratteristiche, qui vorrei sentire Michele che ne sa certamente più di noi, per fare una partita aggressiva, prendere l'iniziativa, dettare i tempi, dettare il gioco, anche perché di fronte c'è il Palermo, gli mancano 5-6 giocatori, però credo che le alternative che avrà Stellone non sono alternative di poco conto. Pescara deve provare a vincerla cercando però di non rendere poi facile il compito al Palermo, concedendogli magari e andando sotto nel risultato, perché poi diventerebbe difficile se non impossibile. Ha, secondo te, le caratteristiche il Pescara per essere squadra che impone il gioco? Questo Pescara, quello di questo periodo, a imporre il gioco, ma a tenere l'iniziativa? Beh no, io parlo di caratteristiche, io parlo di caratteristiche tecniche e tattiche della squadra. No, le caratteristiche ce l'ha, perché l'ha già dimostrato in precedenza di farlo, ha fatto delle grandissime prestazioni, quindi ha nelle sue corde un atteggiamento spavaldo, anche perché poi io ragiono in questo momento. Pescara sta in una posizione tale di classifica, di psico-mentale, che non ha niente da perdere. Esatto. Quindi deve giocarsi la partita a viso aperto, la vinci, la perdi. Il pareggio penso che sia una cosa che non ti serve in questo momento qui. Devi provare a vincere, sempre con l'intelligenza, sempre con le giuste, la tattica, la posizionamento quando sei in inferiorità numerica, quando non c'hai sotto la palla, quando sei con la palla, quando non sei con la palla. Quindi, però devi avere l'atteggiamento, quello propositivo. Quando c'è da andare a fargli male, devo andare a fargli male. E specialmente in casa, davanti al tuo pubblico, lo devi fare. E secondo me martedì, mercoledì farà una grande partita. Anche al di là delle assenze del Palermo, al Pescara può vincere e perdere con chiunque, dalla prima all'ultima. Totò, secondo me in questo momento qui può farlo. Tu che di solito azzecchi un po' il modo, sì, la formazione, cambierà, non cambierà, chi giocherà, chi non giocherà? Gli manca l'elemento più importante, cioè Marras, almeno da suo punto di vista, perché è squalificato. Quindi l'ha detto Crinco, l'ha detto. No, l'ha dimostrato Pillone durante il campionato. Per lui l'elemento chiave di questa squadra
E Marras, se l'è meritata. A parte gli scherzi. Se Marras, con tutto il rispetto, è l'elemento fondamentale per questa squadra. Ma io ti sto dicendo. Non stiamo messi bene, ma con tutto. Scusa. Ho capito, ma quando ha cambiato modulo dal 4-3-3 lo ha spostato dall'esterno destro per la qualità di compagni. La prima partita andò bene, poi le altre come sono andate, però. Scusa, ma io sto dicendo proprio questo. Non è che sto dicendo il contrario. Quindi intanto lo dovrà cambiare, perché in effetti c'ha, secondo me non è così convinto di come cambiarla, perché finora lui Barras è veramente il giocatore insostituibile, che ripeto, per almeno il 70% delle partite giocate è stato a livelli eccezionali, per cui nemmeno gli puoi dare torto. Il problema è l'utilizzo come punto di riferimento. Quindi non sai se si farà questo 4-3-3, 4-3-1-2, 4-3-2-1, 3-5-2. Guarda, anche perché al di là dei moduli, io non sono d'accordo che la partita che tu la devi vincere, quella partita che tu la devi giocare con aggressività e corsa, in particolare concentrazione. Poi, soprattutto sulle cose alla fine che sono mancate, soprattutto con Lecce, soprattutto la partita precedente, se il Pescara riesce a trovare questo stimolo, il Pescara squadra, a trovare questo stimolo, alla fine, voglio dire, anche se dovesse pareggiare, sarebbe comunque un ottimo risultato. Se noi ipotizzavamo due pareggi, uno a Lecce, uno a Palermo, Pescara era in carrozza. Il problema è come ci sei arrivato a Lecce malamente. La speranza, questo è l'aspetto preoccupante, che non c'è stata la reazione. Il problema è questo: se Pescara deve avere una reazione proprio emotiva, voglio dire di aggressività, di corsa, di capacità di crederci, che comunque la partita se la gioca, perché non è che tu sei aggressivo e tanto allora vinci la partita perché devi andare a aggredire Palermo. Ci sta anche il Palermo, piccolo certo, particolare, certo, che ci sta anche il Palermo, così come ci è capitato con altre squadre di un altro spessore rispetto al nostro. Per cui è una partita difficilissima, che Pescara la deve giocare in questo modo. Poi vediamo il risultato che verrà. Se ripeti la prestazione di Lecce, non vai da nessuna parte. Ma non è questione che devi essere andare all'assalto perché non hai nulla da perdere. Non è vero un cacchio, perché ce l'hai da perdere, perché alla fine, voglio dire, la reazione è il risultato positivo, vincere facendo cercando di non perdere. No, ma soprattutto perché Pescara adesso, come tu, provare, vince pareggio, provare con a mettere, provare a mettere paura al Palermo, cioè avere questa forza. Non però devi andare con la paura, no, la paura no, per quello vai con la paura con squadre come il Palermo, ho detto l'aggressività, l'aggressività e la corsa. L'hai provato a Benevento, che benissimo, hai provato a l'aggressività e la corsa sono le cose che sono mancate nell'ultima partita. O ce l'hai o non ce l'hai. Io penso, no, questo è vero, non è questione di testa, più che altre è questione proprio di caratteristiche, di gambe, di momento, di assetto tattico, una serie di cose. Sfondi, che ovviamente una porta aperta, però mai come in questo momento qua, dopo una sconfitta dove non hai messo quello che Pillon ha dichiarato in televisione. Non è Marras che c'è, o Mancosu, o cioè, Monachello, o chi per qui adesso devi vincere di squadra, di gruppo, devi far vedere che c'è una reazione, non di Marras che ha giocato male, o Monachello che non ha mai tirato un porto, o Manco. Qui devi fare una partita di squadra, cioè quando si dice spavaldo, perché tu vai a attaccare nell'area loro, ma sai che se io vado ad attaccare c'ho il mio difensore che sta a 10 metri da me, cioè i miei attaccanti da me. Quindi questo è la squadra che vince le partite, non il singolo. Poi il singolo ti fa fare la differenza, ma se non hai un progetto di gruppo, secondo me non arrivi lontano. È esattamente quello che sto cercando di dire dall'inizio, perché il problema che manca in questo momento è questo. Noi lo diciamo, speriamo di vederlo sul campo mercoledì. Vogliamo vedere il quadro delle partite di questo turno di campionato, perché si disputeranno domani alle ore 21. Benevento-Carpi, Crotone-Perugia, Verona-Brescia, ecco questo è un big match, Verona-Brescia, poi Livorno-Cremonese, Padova-Ascoli, Spezia-Salernitana, Venezia-Cittadella, e poi mercoledì si giocheranno Lecce-Cosenza alle ore 19 e Pescara-Palermo alle ore 21. Andrea, l'arbitro è Nasca di Bari, giusto per mercoledì sera, non sì. Abbiamo altre notizie, domani rifinitura all'Adriatico, giusto? Domani rifinitura all'Adriatico, domani pomeriggio a porte chiuse, non ci sarà l'abituale conferenza di Pillon che ha parlato proprio ieri a Lecce, un piccolo aggiornamento in Serie C, big match del girone A, Novara-Entella 1-2, risultato ribaltato nel corso del secondo tempo, ma si sta ancora giocando.
giocando. A te. Grazie Andrea, ringrazio l'avvocato Carlo Masci, grazie a Michele Gelsi, grazie a Giovanni Potenza, ad Antonio De Leonardis, Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco, grazie ovviamente alle telecamere, a Loris Bennato, l'OGT Fotovideo, a Maurizio Dagui in regia, a Stefano Ricanati in redazione. Ci rivedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.